Ciao amici di Potere Robotico, siamo qui riuniti al cospetto di un po' di gumpla di Bill Fighters, dove ci sono quasi tutti i personaggi principali dell'omonima serie di Gundam Bill Fighters. Qui al comando c'è il gumpla dei raccomandati, quindi coloro che hanno vinto il torneo, il settimo Non torneo. No, meritandolo. assolutamente non, perché chi meritava di vincere il Sappiamo torneo? chi è. Eccolo qua. Il nostro Riccardo È Riccardo Fellini, Fellini. solo che lui non essendo raccomandato ha Sulla perso. sua motoretta. Sì, c'è cioè, veramente il vero mandarino Sì. italiano. Lui che praticamente se li fa da solo, i Gunpla, senza Esatto, soldi, senza senza niente, soldi, solo talento, gancia, gancia, beve, molto. figura di merda A go-go. a gogo e... E una fine immeritata Esatto, poi. beh, diciamo che un altro che senza soldi, un'altra squadra senza soldi e che però non ganciano meno sono i fratelli Renato. Grande citazione ai Abbiamo. fratelli Renato che se lo fanno da soli o... C'è tutto handmade. Eh sì. Il Quindi ecco altri... suo GM, il loro GM. Sì, il GM Sniper K9 con... Questo invece era il Fenice, Sì, qui abbiamo il Build il Strike. Strike, Lo Zacco Amazing, anche questo molto bello, sì, il Kampfer Amazing del Meijin sempre dello Kawaguchi. stesso pilota, diciamo, Sì, prima era poi questo, là poi dietro questo. vediamo l'RX 178 MK2, sempre dei raccomandati. Il Sengoku Astray di Nils Nielsen, che a me tra l'altro mi sta anche abbastanza Un po' sul antipatico. culo, eh. Sì, Nils Nielsen. L'altro, il Crossbone di quel mica normale di Mao. Esatto, che lui invece non ganciava niente, No, no, occhio. beh, ma non ganciava neanche delle birre, non... E Poi c'ha un po' lo... dei nomi spesso. Sì, lo Zai, sì, lo Zacco, il Goof di Rambarai, che è Qua, grande grande citazione. rispetto. Sì, per... forse uno dei personaggi più riusciti e più stupidi di tutta la Sì. serie. E poi di nuovo il Gundam X di Mao, il Gundam X Mao, grandissima fantasia di Esatto, chiamarlo. geniale. Geniale, bello, come abbiamo visto, però il personaggio veramente. E poi l'ultimo, il Missazabi, utilizzato alla fine, l'ultimo da Aila Irkiainen, La fighetta. detta la fighetta, che poi teoricamente insomma sembra essere diventata poi la compagna di Eh sì. Reji. Un po' più una bestemmia questo Sazabi, perché essendo io un fan Estimatore. del Sazabi come uno dei mobi più belli mai fatti, questo mi sta un Non po' va. stretto, guidato anche Sì. dalla fighetta lì. Cioè, sì, ma infatti Raccomandatissima, e dura poco, dura eh. pochissimo. Dura di più che quello lei Papillon, ma questo dura veramente la durata di un episodio e poi che anche lei tra l'altro immediatamente finisce tra i best four Perché era della pompatissima, super sì, drogata. cioè, veramente. Poi ci ruba il quarto di finale con Fellini. Sì, Ce lo sì, ruba ruba a a mani go-go. basse. E poi, no, vabbè, chiaramente invece il Meijin, il quarto di finale No, contro i vabbè. fratelli Renato, lì in realtà forse è giusta anche la sentenza. Ma vogliamo parlare un po' di loro? Parliamo un po' di loro, ma ne stiamo comunque parlando, Sì, diciamo, adesso in vediamo, prendiamo ad generale. esempio, non lo so, il Goof di Mr. Ral. Con il Sono suo degli 1 spadone. 144 con un buon livello di dettaglio. Adesso io li ho passati a marker comunque in maniera leggera. Non è che mi sono soffermato più di tanto nel fare i dettagli, pennellatura o quant'altro. Poi una spruzzata di opaco e questo è il risultato. Sono comunque per un costo limitato, vengono fuori comunque anche dei bei mobile suit. Sì, decisamente. Poi se uno gode a montare, Ancora di più a ancora di più. A montare montare i Gunpla, i naturalmente. C'è due belle ballone, quelli dietro. sì. Personaggio di un'ignoranza Sì, atomica. questa serie veramente
non ce n'è uno furbo, No, cioè, diciamo, in tutto una il... bella citazione a Mr. Hyde, Sì. però qui è veramente. Quando poi ci prova anche con. Non si Con la capisce. mamma di Di sei. sei le combine di cotte di crude. Cioè, lui Sì. comunque ha un forte rispetto per quella donna, ma è anche insomma, crea scene anche un po' imbarazzanti dopo. Abbastanza, sì, abbastanza. Però lo godiamo, Sì, Rambam lo godiamo, come godiamo naturalmente Fellini. E poi io come godo, non so se i telespettatori sono d'accordo, ma io godevo molto come si dice, La coppia. l'assistente del presidente, sai quella con gli occhiali? Ah, aspetta, Baker. Sì, Ah, la godevo presidente abbastanza. Yagi. No. Non mi ricordo come si chiamava il Beh, ma presidente, sì, ma che che è poi un era un idiota che veniva dall'altro incredibile, esatto, pianeta, che è veramente fuggito non si sa in che maniera. che. Sì, cioè, ma perché tipo aveva rubato un sacco di Ma patate. sì, quindi lo volevano tipo linciare e si porta dietro la tecnologia che poi fa Cavolo, il manca livello una questo. cosa però su Chi questo manca? Zacco Amesi. Chi manca? Manca, adesso Chi vediamo se manca? lo recupero. Manca Pia Lapinna. Che Ah, sì, è vero. non Notare è. la pinna rossa che manca dallo zuccone. Non è la pinna gialla, eh. No, È la pinna è una rossa. pinna rossa. Questa citazione poi magari. Ma nessuno dei nostri compari vedrà questa recensione. Quindi il discorso della pinna gialla no, nessuno la capirà. No. Eccola qua la pinna rossa. Perché lui comunque era chiamato la cometa scarlatta all'inizio di Sì. questa serie, che sembrava dovesse essere una sorta di Char. Sì, beh sì, anche perché ha fatto sul suo modello. Però in realtà poi dopo il cosiddetto. Com'è che lui si chiamava? Cioè, diventa Meijin Kawaguchi, ma il suo Tatsuya Yuki. Proprio qui prende la sua strada, tra l'altro, alla fine della serie, poi piloterà anche un Gun che piloterà l'Exia Amazing, se ricordo giusto, che dovrebbe essere definito probabilmente il miglior Mobile Suit di tutta la serie, comunque come livello di potenza. Ecco qua, vediamo, per esempio, questo. Naturalmente tutti i Gunpla sono super posabili. Sì, esatto. E questo qui proprio lo si vede che. Diciamo che questo Zacco Amazing è probabilmente uno dei migliori riusciti all'interno di questa cosiddetta serie. Anche per curiosità. Molto bello sempre dello stesso personaggio, il Kampfer Sì, Amazing, che molto anche bello, lui. massiccio, Esatto, con una bella cattivo. dotazione di armi. Anche perché comunque sia il Mobile Suit di Zion, diciamo. Erano più massicci dei Gundam, poi dopo i Sì. Gundam erano più gagliardi, però sono più magrolini, Adesso parliamo anche più piccoli. Invece il Gundam di gli Zaku Nils sono Nielsen, del veramente. campione americano. Eccolo qua. Io Molto avevo una certa simpatia per quell'altro, per come si chiama? il toro scatenato lì. Aspetta, Greco. Greco Logan. Greco Logan, mi piaceva anche il suo robottone. Non Talgis so se Valkyrie. esiste Gunpla, ma forse Del no. Talgis, sì. Ah sì? Era pilotato da. No, ma dico quello dei B-Fighter, non so se è uscito in HG. Ah, no, non è mica No, uscito. io No, dico no, proprio il suo, quello di no. Greco. Di Greco No, no, no. Logan. Beh, ma sai, Greco. Sì, non... cazzo era. Cioè, allora piuttosto, tra l'altro, tra questi. Adesso qui non ci sono tutti i Gunpla di Bill Fighter. Oppala. Si ribella un Manca il po'. papiglione. Manca il Papiglione tra quelli usciti. Mancherebbe, tra l'altro, che mi deve arrivare l'Exia Amazing. L'Exia Dark Matter ce l'abbiamo, ma lo dobbiamo ancora assemblare. E poi non è uscito l'F91 di Julian, il cosiddetto quello che doveva. Quello inglese. Sì, che lui doveva essere il vero Il Meijin. vero Mesin. Julian, solo che Julian non l'hanno fatto. Io spero che magari nella seconda stagione ricopra un ruolo più importante, magari faranno uscire il suo Mobile Suit che nella precedente in questa serie si chiama Gundam F91 Imagine, ma non si è visto, come non si è visto la Birgobine di Luang Dallara.
Perché Ah, lui giusto, era un sì. personaggio abbastanza. Comunque, insomma, ha un certo ruolo. Certo ruolo, sì. Perché se è stato fatto, aiuto, non vuole staccare, se è stato fatto lo sniper K9 dei fratelli Renato, perché non fare Esatto, sì. la Birgobine di Luang Dallara? Che tra l'altro nella serie regolare, un po' con l'inganno e un po' con la bravura, i fratelli Renato comunque sconfiggono i raccomandati. Eh sì, eh In un sì. Per episodio li sconfiggono. la nostra grande gioia. Esatto. Quindi, che dire, i fratelli Renato sono comunque dei personaggi di un certo carisma e di una certa rilevanza. Come invece, io non lo so, all'interno di questa serie, per me il più stupido, ma proprio il più stupido in assoluto, è Mao e suo maestro. Suo maestro, Cioè, sì, maestro, veramente. infatti, il Gundam Master del maestro, infatti. Sarebbe Sì, proprio, sì, sì. sarebbe da avere. Poi il discorso che la seconda stagione è ambientata 7 anni dopo, chissà se il maestro è ancora Ma vivo. appunto. Ma quello lì scampa 2000, cioè Ma non, penso proprio di sì. e sarà sempre più pervertito. Sì. E noi lo ameremo per quello. È chiaro, perché quando in un episodio lui e il discepolo fanno a gara, non c'è quell'episodio dove guardavano qual era il personaggio La più femminile. Sì, la buona, più buona, gli sì. dicevano ormai perché lei c'ha più tette, che l'altra c'ha. Esatto, sì. No, veramente. No, non ci sono parole. E niente, comunque sia, sono tutti posabili. Qui, ad esempio, ammiriamo che il Build Strike ha il display stand compreso, come il Missazabi, mentre gli altri, se volete il display, Ve lo ve lo comprate. comprate a Anche la parte. motoretta di Fellini. Fellini a E a parte. parte, adesso anche noi artisti stiamo aspettando il Wing Quello Rinascita, nuovo, quello nuovo, e lì lo assembleremo subito. E in questi giorni, poi è cominciata la seconda stagione, Gundam Build Fighter Strike, io ve la consiglio assolutamente di vedere, perché insomma, se è soltanto stupida la metà della prima stagione, ci siamo. Esatto. Ci siamo. Quindi insomma, ecco qui la piccola carrellata di tutti i gunpla da me assemblati di questa serie, che sono quelli che ho in mio possesso in questo momento, 11. Piccola citazione, ecco qua il dodicesimo Ah, ancora che da è da assemblare, esatto, Dark l'Exia Dark Matter. Matter, e continuiamo su questa E strada. Poi vai, sì. a breve poi ne arriveranno altri e non sappiamo più che cazzo dirvi, E quindi quindi vi salutiamo adesso e basta. guardate sto cartone animato qua, se avete voglia.